Giuseppe Galasso, oggi una prima tappa di Vasto Field 2017 con questo convegno che celebra l'appuntamento annuale dell'associazione e poi due eventi importanti come il 50° dell'Avis e di Vasto e i 60 anni dell'associazione Stampa Vastese. Un bel convegno con tanti relatori e anche una buona risposta. Sì, sembra che ci sia stata una risposta positiva, soprattutto dai colleghi che hanno frequentato e sono stati soprattutto fino alla fine, e speriamo appunto che con queste relazioni si sia riusciti a trasmettere da parte nostra il modo in cui devono poi veicolare le notizie che gli vengono dal mondo del volontariato. Ecco, un modo per conoscere una realtà ancora più nel dettaglio come quella dell'Avis, che da tanti anni opera a Vasto, ma anche per avvicinarsi poi al mondo di Vasto Field, che tra un po' poi vivrà la sua parte di esposizione come tutti gli anni. Sì, abbiamo avuto un piccolo problema nel organizzare contestualmente a questo evento, come era previsto all'inizio, anche la parte strettamente filatelica, quindi con la mostra delle collezioni o con la presenza dei commercianti filatelici, ma speriamo di poterla mettere in atto poi a novembre in occasione della giornata della filatelia. Anche perché anche la storia di Vasto Field è lunga, longeva e fortunata. E diciamo che stiamo facendo di tutto per cercare di non far finire questa lunga tradizione che, come dicevo prima, risale all'83, ai tempi del sindaco Tonino Prospero, che sempre ci segue e sempre ci stimola ad andare avanti.